La Chiesa deve sentire l'impulso gioioso di diventare fiore di mandorlo per tutta l'umanità. Papa Francesco evoca l'immagine della primavera nell'incontro in Piazza San Pietro con Comunione e Liberazione nel 10° anniversario della morte del fondatore Don Luigi Giussani e 60 anni dalla nascita del movimento. Papa Bergoglio evidenzia che la chiamata di Don Giussani nasceva dall'incontro con Gesù, colui che ci precede sempre, il fiore di mandorlo che fiorisce prima e annuncia che l'inverno è finito. Un incontro che nasce dall'abbraccio della misericordia e la Chiesa ha il compito di manifestarla uscendo verso le periferie dell'esistenza. La morale cristiana afferma non è non cadere mai, ma alzarsi sempre, grazie alla sua mano che ci prende. Francesco invita poi a centrarsi in Cristo, a non uscire di strada, a non pietrificare il carisma, ma a tenere vivo il fuoco che lo anima, esorta poi a non adorare le cenere né a trasformarsi in guide da museo, a non perdere la libertà, ma essere braccia, mani, piedi, mente e cuore di una Chiesa in uscita. Uscire significa anche respingere l'autoreferenzialità in tutte le sue forme. Significa sapere ascoltare chi non è come noi, imparando da tutti, con umiltà sincera. Quando siamo schiavi dell'autoreferenzialità, finiamo per coltivare una spiritualità di etichetta. Io sono C.I.L., questa è l'etichetta. E poi cadiamo nelle mille trappole che ci offre il compiacimento autoreferenziale, quel guardarci allo specchio che ci porta a disorientarci e a trasformarci in meri impresari di una ONG.